Buongiorno mister, le girò subito le domande dei nostri colleghi. Fabio Mandato le chiede, mister, è un dentro fuori? La squadra lo vive così? Allora, sicuramente dalla prima gara per noi è un dentro fuori, quindi l'abbiamo detto nella prima conferenza dove sappiamo che la classifica ci dice che ogni partita per noi è vitale, ma non per questo alle prime difficoltà ci dobbiamo fermare assolutamente. Abbiamo detto che alla fine di queste 10 partite tireremo le somme, vedremo cosa dice la nostra classifica. Avevamo detto che doveva iniziare un nuovo campionato e vediamo cosa dice questo nuovo campionato di 10 partite. E vi siano sposato, pensa di tornare alla formazione delle prime due gare visto come il turnover non abbia dato risultati positivi? Ma io il turnover non capisco quando si dice di turnover. In 10 gare ravvicinate con un gruppo di 25 ragazzi che stanno andando tutti a 3.000, non c'è una questione di turnover. Sicuramente guardo agli equilibri della squadra, io non do dei premi, perché se dovessi dare dei premi li dovrei dare a tutti, perché stanno allenando tutti bene, tutti a 3.000. Quindi per me non si tratta di turnover. Le scelte vengono fatte per il momento, per l'equilibrio, anche la condizione dopo tre gare, dopo gare ravvicinate di alcuni elementi, quindi per forza di cose devi fare delle scelte, ma le fai con tranquillità perché, ripeto, qua sono per me tutti titolari e tutti stanno cercando di conquistarsi una maglia per dare il loro contributo in campo. Franco Segreto, qual è la condizione psicologica e fisica della squadra e come ha reagito il gruppo alla sconfitta interna con l'Ascoli? Siamo sicuramente arrabbiati perché sia io, anche i ragazzi, perché non meritavi insomma la sconfitta. Però una volta che viene devi subito reagire, quell'arrabbiatura la dobbiamo mettere domani in campo insomma. Pier Giorgio Giorno, mister, il Trapani è stato penalizzato di un altro punto in classifica, la Juve Stabia dovrà comunque venire a giocare al Marulla all'ultima giornata. Quante possibilità di salvezza ha secondo lei Cosenza? Noi dobbiamo guardare la gara di domani, lo Spezia, ciò che gli altri dobbiamo guardare noi perché i punti li dobbiamo fare noi, e quindi il Cosenza ha le possibilità che aveva a inizio campionato perché abbiamo iniziato a inizio insomma di queste 10 gare, abbiamo iniziato con questo handicap di classifica, stiamo cercando di risalirla, eravamo partiti benissimo, abbiamo avuto questo intoppo, ma dobbiamo ricominciare a scalare di nuovo quella salita che sappiamo. Pippo Gatto, mister Occhiuzzi, lo Spezia viene da due sconfitte, arrivate nel migliore momento quando puntava al secondo posto italiano a un buon mix tra giovani e esperti, tra Galabino, Verricci, un organico di tutto rispetto, ma con un rendimento incostante. Venerdì Cosenza ne potrà approfittare? Il Cosenza deve pensare a fare la gara sapendo ogni partita va a incontrare un avversario che giocherà come noi alla morte. Noi ancora di più dobbiamo farlo perché per noi questa categoria è davvero, per noi, per la città, per la società è qualcosa di troppo importante, quindi sappiamo andiamo a incontrare una squadra che gioca bene al calcio, allenata benissimo da un allenatore molto bravo, e quindi noi dobbiamo lì andare assolutamente senza paura. Dico sempre che ci vuole rispetto, ma ci vuole convinzione nei propri mezzi, e sappiamo quali sono i nostri punti forti e li dobbiamo mettere domani tutti in campo. Francesco La Luna, mister, il Cosenza ha dimostrato di riuscire ad esprimersi meglio quando non è sotto pressione. Crede che riuscirà a fare la partita anche alla Spezia? Noi dobbiamo, in queste gare si è visto un Cosenza che sia con palla e senza palla ha cercato sempre di fare la gara. Senza palla, ripeto, che già l'ho detto in altre occasioni, dobbiamo cercare di indirizzare il gioco per come lo vogliamo noi, per come vogliamo noi, dove devono sviluppare per poi poter approfittarne delle nostre insomma armi, e poi con palla fare noi la gara. Quindi il Cosenza deve continuare con questa mentalità. Se ci abbiamo messo cattiveria ce ne dobbiamo mettere ancora di più convinzione e tanto cuore in campo insomma. Grazie mister e forza lupi. Forza lupi sempre.